Ah, eccoci qua su un nuovo video. Oggi tratteremo un argomento che mi è molto caro, ovvero il trasporto pubblico, però non nel modo giusto, ovvero, cioè, no, sai che col trasporto pubblico risparmi CO2 e non inquini soldi? Avrei dovuto dirlo al contrario, lo so, però così sembra molto simpatico. Oggi parleremo di quelle situazioni molto brutte generate da dei coglioni che si trovano in bus o anche su altri mezzi di trasporto. Però io ho scritto sul titolo del documento coglioni in bus, quindi sarà coglioni in bus. La prima situazione brutta è quella dove c'è un coglione che ha appoggiato al tasto per prenotare la fermata. Ma io dico, sono ben visibili, sono spesso anche rimbombati, insomma, qua c'è il palo, qua c'è il pulsante. Come fai a non aver fastidio alla schiena? Se sei così ti senti sto coso che ti dà fastidio e ti dà fastidio, insomma. E poi senti che ogni volta che c'è un'accelerata, bim, oh. Sarà forse il problema che l'autista si fermerà ad ogni fermata, magari inutilmente, poi si incazza, tira dritto e salta proprio la tua? E poi come seconda situazione c'è proprio la versione più incazzata, ovvero chi lo schiaccia volontariamente. Le due scuse più acclamate dal pubblico, ovvero quelle che mi stanno venendo in mente adesso, sono: magari potrebbe essere utile a qualcun altro. Oppure, sai, non so qual è la mia fermata. Dovevo leggere. Se la fermata, insomma, sai, se si muove l'autobus non riesco a capire. Non funziona così il trasporto pubblico. No, non funziona così se non sai qual è la tua fermata, chiedi all'autista. E per fortuna non è incluso quelli che lo fanno per divertimento! Sai che divertimento c'è vedere fermarsi l'autobus a tutte le... Che divertente, bravo, coglione. E sempre per la situazione pulsanti di fermata, quelli che schiacciano il pulsante troppo tardi. Può capitare, insomma, di schiacciare il pulsante tardi perché sei distratto col telefono. Se succede, o chiedi all'autista di scendere, qualcuno ti fa anche scendere poco dopo la fermata, o scendi a quella dopo sperando che sia abbastanza vicino. Però insomma dice: ok, sono stato un coglione, la prossima volta mi impegno a premere il pulsante in tempo. Problema che c'è gente che si incazza. Dovete sapere che l'autista ha un mezzo che si chiama autobus, che non è proprio leggero. Ci mette un po' a frenare. Vabbè, a parte quelli che schiacciano i pulsanti in maniera inutile, ci sono quelli che decidono che il posto accanto al suo non è tuo, ma è dello zaino. Posso ancora capire. Se magari non c'è nessuno, vabbè, insomma, un cazzo. Però, se è una corsa scolastica, sai che è piena di studenti, piena di gente come te che sta andando a casa a bestemmiare o andare a scuola a bestemmiare il doppio, lascia sedere quelle povere persone. Il tuo zaino può stare anche sul pavimento. Non mi sembra una cosa tanto brutta. No! Poi lo zaino si offende. No, si offende, cazzo, si mette a piangere. Scusa, puoi continuare a farlo. E poi della gente: faccio tutto io, l'autobus l'ho pagato, faccio il cazzo che mi pare. Ci sono quelli che ascoltano la musica senza le cuffie. O con le cuffie al massimo. Magari è una canzone che piace a me, quindi mi fa anche piacere sentire una canzone. Però nel 99% dei casi è musica trap. La trap è proprio, se tu vuoi vedere il dizionario, lo apri, trap sinonimo di merda. E voi non potete pretendere che uno sia felice di sentire: io sono trap, figa, destrada, droga, mafia. Ok, non sono uno stereotipo, però fa cagare le canzoni trap o anche qualsiasi altra canzone. Non mettetela in un autobus, specie alle 7 del mattino. Dai, io voglio arrivare a scuola tranquillo e iniziare la giornata in maniera tranquilla. Allora, passiamo a due categorie di persone che
non hanno ben capito dove stare in autobus. Quando salite, almeno qua da me, c'è proprio scritto muoviti cazzo, vai in fondo. Non proprio così, però più o meno. Ci sono delle persone che per qualche strana ragione adorano stare sulle porte. O vi piace quell'angolo a 90 gradi, o vi piace indovinare quando l'autista aprirà le porte, così fate... Che poi rompete anche il cazzo chi deve salire o deve scendere. Io più di una volta ho dovuto strisciare su sti individui. Oppure una scena che proprio qua, insomma, sono più di teste di cazzo. Sono quelli che si bloccano subito dopo la porta. E quello dopo ovviamente non dice coglione va in fondo. Oppure ok vado io in fondo. No, tutti sulle porte. E poi in mezzo non c'è niente. Deve essere interessante stare sulle porte. Ma sai forse cosa? È che la gente dice ok, io salgo, sono sicuro di avere quel posticino. Però se subito dopo c'è un altro migliore che permette la salita e la discesa più bella, più organizzata di tutti gli altri passeggeri, sarà meglio che ti metti su quel fottuto posto? No, sulle porte o vicino. Poi ci sono delle persone che, una cosa che non capita spesso, però può capitare, che fanno il cenno di salita troppo tardi o non lo fanno proprio. Ora, io posso capire che magari di te, vabbè, l'unica linea ci fermerà. No? C'è scritto fai il cenno, specie se spassano più linee. Fallo. Anche se ti avvicini alla fermata e magari dietro c'è un'altra linea, l'autista dice boh, vuole prendere l'altra e io scappo. Poi scappa anche l'altro. Ci sono anche delle persone che per qualche motivo adorano stare nella zona di sosta. Forse perché tipo quando è lunedì 10 e tutti escono, si va già in fermata, però si accumula tutta la gente e non c'è spazio per tutti. Allora che fai? Giustamente, stai nella zona di sosta. Ma Dio dico, se la tua corriera arriva tra 20 minuti, forse è il caso che lasci il posto a qualcun altro. Per chi ha la corriera prima? No, tutti insieme, abbracciamoci. Che cringe che sta cosa, però mi fa un incazzare. Cosa mi stanno scrivendo? Perché giustamente noi dobbiamo avere i bot delle bestemmie nel gruppo. Basta che scrivi Dio e ti dice che sei uno stronzo. Il decimo punto di questo video è forse il punto più importante. Chi non paga il biglietto. Il trasporto pubblico non è una cosa che si paga completamente con le tasse, anche perché non è una cosa che usano tutti, quindi non avrebbe senso prevedere di pagare il servizio pubblico per tutti. Inoltre una persona non ha la stessa esigenza di un'altra in termini di trasporto. Ad esempio, io posso fare un chilometro, c'è uno che può fare 500 chilometri. Immaginate voi fare una tassa proporzionata all'uso che uno fa, non avrebbe senso farla. La scusa del e io non pago perché il servizio fa schifo non regge, perché alla fine è un cane che si morde la coda. Ah, io non pago, ah ma io non ho i soldi, taglio, e quindi io non pago, e quindi io taglio, e va avanti così finché chiude tutto. E se siete dei coglioni, sale il controllore e non avete il biglietto, pagate la multa, non fate le sceneggiate. Non ci sono scuse. Grazie per l'attenzione, per questo messaggio istituzionale, e spero che anche voi riusciate a sfogarvi contro questi coglioni che trovate in bus, in metro, in tram, in people mover, in aereo, in filobus, sto cadendo, in funicolare, in ferrovia a cremagliera, in ascensore pubblico. Vabbè, se anche voi siete d'accordo con i miei punti, lasciate un... No, ok, non chiedo like, se siete d'accordo, bene, se non siete d'accordo, vabbè, può capitare, scrivetemi i vostri commenti, le vostre impressioni, se voi avreste aggiunto qualcos'altro. Io ho messo 10 punti, perché 10 è un bel numero, e quindi, mi sono rotto il cazzo, ciao, mi sono rotto il cazzo, ciao. Che poi in realtà sono appena in parte la telecamera. E non è passato un po' di tempo, no, ho cominciato a parlare subito. Ciao. Che cazzo si interrompe qua?